Se avete qualche pianta da agrumi in vaso, è utile sapere come proteggerli dal freddo. Lo vediamo in questo video. Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Mi chiamano Orso, sono un ragazzo di città che ha scelto di vivere in campagna da qualche anno a questa parte e con questi video ti racconto la mia nuova vita rurale. Parlavamo di agrumi. Io abito in centro Italia. Qui spesso d'inverno arriviamo a temperature intorno ai 0 gradi, quindi le piante di agrumi in vaso soffrono e rischiano veramente di morire. Quindi per cercare di proteggerle il più possibile abbiamo acquistato una serra piccolina. Se poi andate sul blog di Un Orso in Campagna, qui sopra vi metto il link all'articolo relativo a questo video, troverete poi le misure e il prezzo di questa piccola serra, della Bertemax. Una sola parola sulla serra: non spendete pochi soldi, comprate qualcosa di marca per il semplice fatto che la copertura in plastica dura pochi mesi, non dura più di un anno. Non ce la fate a fare 2 anni, perché si rompono le plastiche intorno alle cerniere. Quindi comprandola di marca, di misura standard, avete poi la possibilità di acquistare le coperture di ricambio. Questa è già la seconda che abbiamo noi. Dopo vi farò vedere come si rompono e dove si rompono. Chiudo questa piccola premessa e torniamo alle nostre piante. Adesso siamo a fine novembre, inizio dicembre, non siamo ancora scesi sotto zero, quindi le piante vanno benissimo messe così. Però con i rigori dell'inverno ai quali andremo incontro non basta più questa soluzione. Quindi ci sono delle tecniche da utilizzare per cercare di salvare le piante e portarle fino all'anno prossimo. Le tecniche di cui vi parlavo sono il tessuto non tessuto intorno alla chioma delle piante e la pacciamatura dei panni di terra, insomma, dentro i vasi. Adesso vi faccio vedere 2 accorgimenti da utilizzare e poi li discutiamo insieme. Intanto partiamo col tessuto non tessuto. Mi sono spostato per farvi vedere meglio. Questo è un bellissimo mandarino pieno di frutti, semplicemente. Ecco, così, poi con dello spago, senza stringere troppo che non serve, basta fare un fiocchetto. Qua adesso lo legherò meglio qui. La serra è importante non soltanto per il freddo e per la pioggia, ma soprattutto per il vento. Queste piante qui soffrono moltissimo il vento, soprattutto se è vento freddo, e tende a colpire i germogli e quindi a farli cadere. È importante davvero metterle in un luogo riparato, può essere una serra come in questo caso. Oppure, se non volete acquistare la serra o non potete acquistarla perché non sapete dove metterla, potete metterla tra un muro perimetrale e una tavola o tra 2 muri. L'importante è che non prendano aria diretta, ecco, questo è importante. E poi comunque vanno coperte, sia che le mettiate fuori la serra o dentro, vanno comunque coperte. Al posto del tessuto non tessuto, se volete, ci sono proprio dei sacchi fatti apposta, sempre di tessuto non tessuto, da infilare sopra. Sono comodissimi, costano un po' di più, però siamo intorno ai 10-12 euro l'uno. Oppure ci potete usare dei sacconi di plastica, però dovete bucherellare per far uscire poi l'umidità. È un rimedio un pochino più spartano, funziona, però dovete fare attenzione appunto a non far fare ristagni di umidità all'interno, perché la pianta si rovina. Ecco, adesso andiamo invece con la pacciamatura. Stavo prendendo la balletta di paglia per metterla lì. Vi faccio vedere solo il nuovo ospite. Stavolta non è Lucy, abbiamo Dan, è uno dei cuccioli di 3-4 mesi che è nato quest'estate. Anche lui mi segue sempre, poverino. Ha un problema agli occhi, lo stiamo curando con gli antibiotici da un po' di mesi, ma ha perso molta vista, quindi rimane con noi, cerchiamo di dargli da mangiare in posti diversi, perché sennò gli altri non rilasciano nulla, e quindi abbiamo anche questo problema, però con noi sta bene, insomma, Dan. Finita la parentesi del gatto, la pacciamatura, come dicevo, è importante per tenere calde le radici. Abbiamo messo queste reti per impedire ai gatti di fare le loro deiezioni proprio dentro i vasi. Purtroppo hanno questa capacità loro di trovare i posti più sbagliati. Ecco qua.
dopo metterò un peso sopra per non farlo spostare col vento, però tenete conto adesso noi chiuderemo la serra, quindi il vento ne entrerà ben poco, però non si sa mai. Ecco, volevo farvi vedere i problemi di questa serra, ce l'hanno tutte le serre, piccole così. Questo è il secondo telo che cambiamo, questo era quello vecchio, lo abbiamo lasciato di rinforzo e qui troverete il problema più grosso, come vedete tendono a staccarsi le cerniere dalla plastica, quindi tenetene conto. Per questo vi dicevo, acquistate qualcosa di marca, perché così trovate i ricambi, è importante, se no è un peccato avere poi una struttura e non poterla utilizzare. Così è come si presenta quindi la pianta una volta che l'abbiamo messa a dimora per l'inverno. Le operazioni da fare le abbiamo fatte. Ecco, lo so, aprire una parentesi sulla concimazione invernale. Useremo il lupino tritato. La concimazione va da febbraio a marzo. Vi consiglio sempre di leggere le dosi indicate sul retro della confezione, quindi non vi dico quanto ne va, perché ogni confezione poi ha i suoi dosaggi. Se volete acquistare qualcosa di bio, lo costa un po' di più di quello normale. Il lupino tritato è ottimo perché è ricco di azoto. I risultati si vedono dopo un po' di mesi, quindi non è immediato. Spero di esservi stato utile con questo video. Se vi è piaciuto e volete condividerlo sui vostri social, così mi aiutate a far crescere il canale, ve ne sono grato. Se vi è piaciuto e volete mettere un like, vi ringrazio, altrimenti non importa. Ringrazio ancora tutti gli iscritti che continuano giorno per giorno a aumentare. Spero di continuare così, spero di migliorare la qualità tecnica. Piano piano ce la faremo, insomma, dai. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Se hai voglia di approfondire questo argomento, ma anche altri, puoi visitare il mio blog unorsoincampagna.com. Qui troverai tutorial, approfondimenti o semplice storie della mia vita in campagna. Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.